Copertina dedicata alla vittoria della nazionale maschile lo scorso 9 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara contro la Lettonia nelle qualificazioni a Euro 2024. E questo è il tema principale, il tema portante di questi giorni dedicati alla pallamano azzurra. E allora, nuova puntata della casa della pallamano, in cui appunto ci concentreremo sulle imprese della nazionale che non soltanto ha vinto a Pescara, perché poi ha bissato il successo anche domenica scorsa, 12 marzo, in trasferta a Valmiera, assicurandosi il terzo posto del gruppo 8 di qualificazione a Euro 2024, un'Italia giovane, ancora più giovani dei giovani che facevano già parte dell'organico di Riccardo Trillini, i due ragazzi del Campus Italia che sono scesi in campo, sono entrambi andati a referto, hanno entrambi fatto gol a Pescara e poi anche a Valmiera, sia Cristian Manojlovic che il nostro ospite di oggi, che saluto con grande piacere, Tommaso De Angelis. Ciao Tommy. Ciao Matteo, ciao a tutti. Stiamo per vedere insieme il servizio, per ricostruire un po' com'è andata, per ricostruire un po' l'andamento di queste due partite. Di sicuro c'era però l'importanza, la rilevanza di questi due incontri, era necessario vincere per prendersi il terzo posto e l'obiettivo è stato centrato. Sì, assolutamente, obiettivo centrato, siamo riusciti a fare queste due importanti vittorie di fila che ci danno una grande spinta verso le due prossime partite, soprattutto quella con la Polonia in casa a Vigevano, che sarà fondamentale per il nostro percorso. Gara che si giocherà il prossimo 27 aprile, 36-23 la vittoria dell'Italia a Pescara, poi come detto bissata in trasferta, 29-23 la finale a Valmiera. Ricostruiamo tutto nel servizio. 4 punti, terzo posto in cassaforte e iniezione di fiducia nella dose più elevata possibile per arrivare con il morale alto alla sfida decisiva del 27 aprile contro la Polonia. I due turni intermedi delle qualificazioni a Euro 2024 hanno restituito un'Italia largamente superiore alla Lettonia e che è riuscita per la terza volta consecutiva dal 2019 ad oggi a scavalcare nella classifica del suo girone la squadra proveniente dalla fascia superiore. L'Italia partiva dalla quarta, la Lettonia dalla terza e questo è un primo dato. In 120 minuti tra Pescara e Valmiera è venuta fuori la quantità di rotazione a disposizione di Riccardo Trillini. Il direttore tecnico azzurro lo aveva detto nel post-gara del 9 marzo: disporre di due giocatori per ruolo in grado di incidere sul risultato, con gli innesti dei giovanissimi De Angelis e Manojlovic che hanno aggiunto ulteriori varianti di qualità all'organico, sono l'unica strada possibile per giocare a livello internazionale. L'Italia aspetta con impazienza Thomas Bortoli, primo della lista nella batteria dei terzini mancini e sulla via del recupero dopo l'operazione alla spalla, ma nel frattempo ha visto confermata l'estrema duttilità dei gemelli Mengon e, primo fra tutti, di un Jack Savini pressoché perfetto. In attacco è la squadra di Pablo Marrocchi, il cui feeling con Andrea Parisini è sempre più evidente. In difesa è la squadra di Davide Bulsamini, la cui affidabilità è un'altra costante delle prestazioni italiane. Tra i pali, sempre ripartendo dalle considerazioni di Trillini, la coppia Ebner-Volarevic dà garanzie. Si sono avvicendati in entrambe le partite e soprattutto a Valmiera hanno garantito parate pesantissime in momenti diversi e decisivi della gara, chiudendo con 8 interventi ciascuno. Un perfetto equilibrio in un ruolo che, anche con una terza alternativa di prim'ordine rappresentata da Colleluori, mette la nazionale nelle condizioni di affrontare con discreta serenità le sfide della prossima primavera. In generale, quella contro la Lettonia è apparsa un'Italia lucida, matura, termine che potrebbe apparire in contrasto con la media età del roster, è superiore agli avversari, ma soprattutto in grado di dimostrare questa superiorità sul campo. Contro i polacchi sarà un'altra storia, questo è bene precisarlo, se non altro per il valore tracciabile sulla carta degli avversari. Anche lei comunque a 4 punti, sconfitta due volte dalla Francia e con uno scarto di 10 reti in casa, la Polonia viene da un deludente 15° posto ai mondiali, costato la panchina a Patrick Rombel, sostituito dalla leggenda della pallamano nazionale Bartosz Jurecki. Insomma, l'avversaria degli azzurri arriva Vigevano in debito di punti e con una enorme pressione sulle spalle e non c'è dubbio, meglio arrivare ad uno scontro così, da dentro fuori, con due vittorie consecutive e non con due sconfitte, seppure maturate contro la Francia. Il resto, come sempre, lo dirà il campo. Questo è quanto accaduto tra Pescara e Valmiera. Tommaso De Angelis, due partite che hanno evidenziato la superiorità dell'Italia, non c'è praticamente mai stata storia, soprattutto nella partita in casa, poi in quella in trasferta c'è stato solo un lievissimo calo nel secondo tempo, ma Italia sempre in vantaggio. Sì, abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, soprattutto appunto di rotazioni, perché siamo davvero 16-18 giocatori tutti allo stesso livello che possiamo alternarci equamente. Sì, diciamo, tranne un piccolo calo
nel finale del secondo tempo, poi soprattutto in casa, ma anche fuori casa, abbiamo fatto due grandi partite portandole tranquillamente a casa. Come la state vivendo voi, tu e Cristian in modo particolare, voi più giovani del gruppo? È un gruppo molto giovane, quindi immagino sia stato facile entrare, però l'impressione sia vedendo giocare te a partire dalla gara sia contro la Polonia quando hai debuttato, poi contro la Francia dove hai subito fatto gol, anche Cristian contro la Croazia, Cristian Manojlovic ha messo a segno 5 reti in amichevole, ha segnato poi contro la Lettonia. Come avete vissuto questo ingresso in prima squadra che a chi guarda da fuori come noi è sembrato naturale, non so poi se è stato lo stesso anche per voi. No, dai, alla fine è stato abbastanza naturale. Ovviamente qualche difficoltà iniziale c'è stata, lo ammetto, perché comunque entrare in un gruppo con grandi campioni e che hanno già un determinato spessore all'interno della pallamano italiana, internazionale, quindi trovarsi prima, qualche mese prima, a guardarle in TV e poi comunque giocarci insieme, allenarsi insieme a loro. Per molti giorni è stata un'esperienza fantastica e continuerà ad esserla. Decisiva, come diceva Tommaso, sarà per l'Italia la gara che si giocherà il prossimo 27 aprile a Vigevano in Lombardia. Italia che dovrà fare il risultato, vincere se possibile, addirittura ancora meglio sarebbe vincere con uno scarto di 8 reti per superare la Polonia in classifica. Vincere però basterebbe per rientrare in una posizione favorevole nella classifica delle terze. Questo perché le 4 migliori terze degli 8 gironi di qualificazione otterranno appunto al pari della prima e della seconda di ciascun raggruppamento la qualificazione a Euro 2024. È un meccanismo certamente non semplicissimo da spiegare, proviamo a farlo nel servizio, tracciando anche un po' quella che è la situazione tra tutte le terze di tutta Europa dopo le prime 4 giornate di qualificazione. Vediamo. Le due vittorie ottenute contro la Lettonia hanno assicurato all'Italia il terzo posto del gruppo 8 di qualificazione agli Euro 2024. Era un obiettivo importante, prioritario per Andrea Parisini e compagni, centrato con due successi convincenti. Garantirsi quel piazzamento, infatti, vorrà dire poter lottare ad armi pari contro la Polonia il prossimo 27 aprile a Vigevano per la seconda posizione, ma in quel caso servirà a ribaltare il passivo maturato dopo il 30-23 di Katowice o per rientrare tra le 4 migliori terze di tutti gli 8 raggruppamenti. Il meccanismo, ormai arcinoto, assicura in primis 16 posti alle prime due di ciascun girone. A questi si aggiungono le 4 migliori terze tra le 8 in ballo, aggiunte all'elenco sulla base di una speciale classifica che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio girone. Nel caso dell'Italia, quindi, i risultati presi in considerazione saranno solo quelli delle partite giocate contro Francia e Polonia. Al momento ci sono ancora 15 posti in palio, con 2 turni d'anticipo si sono già qualificate infatti Portogallo, Austria, Ungheria, Slovenia e Francia, tutti a punteggio pieno. La situazione delle terze invece si fa intricata. Nel gruppo 3 hanno fatto punti le Isole Faroe, che lo scorso 8 marzo hanno battuto 28-26 la Romania, attuale seconda del loro stesso girone. Nel gruppo 5 situazione equilibratissima, Grecia a sorpresa davanti con 6 punti, dietro Croazia e Paesi Bassi appaiate a 5. Gli ultimi 2 turni di aprile saranno decisivi per la classifica finale, ma è molto probabile che una delle migliori terze venga fuori proprio da questo gruppo 5 così combattuto. Altre 6 squadre sono al terzo posto senza punti negli scontri diretti utili ai fini della qualificazione. La discriminante in questo momento è la differenza reti. L'Italia, a meno 18 come Georgia e Slovacchia, sarebbe oggi qualificata per il maggior numero di gol segnati. Dietro ci sono anche Bosnia, Estonia e Turchia, ma ogni calcolo, almeno in questa fase con 120 minuti da giocare, è puro esercizio di aritmetica. Una cosa è certa, tutto è aperto e l'Italia è in piena corsa. Proviamo a sostanziare il tutto anche con l'aiuto dei numeri. Vediamo in grafica sia le classifiche generali dei gironi, come possiamo vedere nel gruppo 8, l'ultimo di quelli di qualificazione in questa seconda fase. L'Italia si trova appaiata in questo momento alla Polonia, entrambe le squadre a 4 punti. Polonia che però ha il vantaggio dello scontro diretto, gara vinta all'andata 30-23. Questa invece è la speciale classifica delle terze che tiene conto solamente dei risultati ottenuti da queste squadre contro la prima o la seconda del loro girone, quindi in questo momento l'Italia ha 0 punti nella classifica delle terze perché ha perso sia con la Polonia che con la Francia. Tommy, tu c'eri in Polonia a Katowice, è battibile questa Polonia? Sì, la Polonia è comunque una grande squadra, questo non lo mettiamo in dubbio, però già dalla partita di andata in cui secondo me ancora non eravamo così pronti come lo siamo ora,
Ci stiamo già preparando da ora con l'allenatore Riccardo Trillini, quindi secondo me è una partita che, giocata e interpretata al meglio, potremmo portarla a casa. C'è quella mattonella che ti porta fortuna a Pescara perché hai segnato contro la Lettonia dalla stessa posizione dove avevi segnato È contro la Francia, vero. con la palla che è arrivata quasi nello stesso È modo. vero, sì, è uguale. E immagino anche una bella emozione poi alla fine, ecco, giocare davanti sempre comunque a un pizzico di pubblico che è un pochino più tuo, tu che sei teramano. Sì, esatto, stessa cosa, già l'avevo detto in precedenza, contro la Francia c'era gran parte della mia famiglia, uguale contro la Lettonia, lo scorso 9 marzo, quindi, è sempre bellissimo giocare qui in casa, tra Ma virgolette. probabilmente verranno anche a Bigevano. Sì, dai. E vediamo a proposito di questo legame con l'Abruzzo da parte non soltanto di Tommaso che è abruzzese ovviamente, è teramano, ma anche in generale della Federazione Italiana Gioco Handball, il rapporto che si è creato con la Regione Abruzzo, con il Comune di Chieti, con il Comune di Pescara, soprattutto in occasione delle due gare di qualificazione Euro 2024, è sempre più forte, lo ha confermato nel racconto della sfida giocata contro la Lettonia lo scorso 9 marzo il presidente federale Pasquale Loria. Ecco, Presidente, una considerazione conclusiva su Pescara e più in generale sulla regione Abruzzo, che conferma la sua vicinanza alla Federazione Italiana del Gioco Handball, Abruzzo che è assolutamente centrale rispetto a diversi progetti della FIGH, Centro Federale di Chieti, solo per fare un esempio. Sì, noi ormai abbiamo fatto campo base in Abruzzo, come dicevo l'altro giorno in un incontro col Presidente della Regione Marsilio, non siamo di passaggio, siamo qui, vogliamo rimanerci e anzi devo ringraziare la Regione Abruzzo e il Presidente Marsilio per la vicinanza, per l'aiuto, per il sostegno anche finanziario che ci è stato dato per implementare il nostro progetto di centro federale a Chieti e per portare avanti il programma di eventi e di iniziative che ha visto, vede e vedrà anche nei prossimi mesi l'Abruzzo, Pescara, Chieti, Montesilvano, Teramo e anche Roccaraso, protagonisti delle nostre eventi con le squadre nazionali. A proposito di sostegno, c'è da segnalare anche quello garantito proprio dalla Federazione Italiana Gioco Handball alla clinica pediatrica Santissima Annunziata all'interno dell'ospedale di Chieti. Stiamo vedendo le immagini perché proprio lo scorso 9 marzo, nella mattinata, il presidente federale Loria, insieme al capitano della nazionale Andrea Parisini e all'assessore allo sport comunale Manuel Pantalone, hanno donato al direttore della clinica, il professor Francesco Chiarelli, dei macchinari appunto acquistati dalla Federazione Italiana Gioco Handball, che contribuirà peraltro anche in piccola parte al rifacimento e alla retinteggiatura in modo particolare dell'ospedale e del reparto naturalmente della clinica pediatrica all'interno dell'ospedale di Chieti Santissima Annunziata. Torniamo a parlare di pallamano, ci occupiamo stavolta però non di nazionale, del Campus Italia che è una costola, una appendice in qualche modo proprio della maglia azzurra. Riparte il campionato dopo la pausa azzurra, Campus Italia che farà visita al Secchia Rubiera, poi c'è il turno infrasettimanale perché la prossima settimana arriverà il Romagna nella serata di mercoledì, un doppio turno intenso, due partite molto equilibrate, ne abbiamo parlato con il tecnico del Campus Italia Pasquale Maione. A dire la verità ci aspettano 5 partite intense, perché la prima penso che sia la più dura di tutte le 5, perché giochiamo contro una squadra che all'andata qui ha perso. Conoscendo la mentalità che c'è a Rubiera e avendoci giocato, so che sicuramente vorranno vendicarsi sportivamente e noi dobbiamo essere pronti a questi perché andiamo contro a casa di una squadra che comunque va alla ricerca di punti di salvezza e noi invece dobbiamo dimostrare che non è stato un caso la partita di andata, la vittoria. Poi ci aspettano due partite in Puglia, che per i ragazzi sarà un'occasione di crescita e vedere un po' se siamo migliorati rispetto all'andata, perché comunque sono state due partite dove abbiamo subito tanto, forse le partite dove abbiamo giocato peggio nel girone di andata. In mezzo ci aspettano altre due squadre, che sono Imola e Carpi, che sono squadre alla nostra portata, squadre che lottano la salvezza, squadre che hanno circa i nostri punti, quindi saranno scontri belli anche per i ragazzi.
Tommy, due partite ravvicinate, due partite che all'andata avevano portato punti, perché con Sicchia e Rubiera siete stati protagonisti della prima vittoria, peraltro in Serie Gold, una vittoria davvero folgorante, e poi avete sciupato addirittura il successo anche in trasferta a Imola contro il Romagna per una questione di dettagli e finita in pareggio. Sì, entrambe le partite dell'andata ci hanno portato punti, soprattutto ovviamente quella di Rubiera in casa, che abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi. È stata una partita fantastica, con uno scarto di 10 gol addirittura alla fine dei 60 minuti. E Romagna invece, che abbiamo sciupato un po', come hai ben detto tu, negli ultimi minuti, quel vantaggio che ci eravamo procurati durante la partita. Per ora sappiamo bene che soprattutto il Romagna si è rinforzato con due nuovi innesti stranieri, quindi ovviamente il loro roster è migliorato e sarà una partita molto più dura che di quella che ci ha aspettato lì in Emilia Romagna. E anche Rubiera stessa cosa, nuovo terzino destro, quindi vedremo un po' come si metterà. Vediamo in grafica la classifica della Serie Gold, che riparte sabato dalla 22esima giornata. Questo è il quadro aggiornato invece al 21esimo turno, che vede anche e ha visto nel turno infrasettimanale, nel recupero in particolare, la vittoria della Sidea Group Fasano, che ha agganciato Conversano a 33 punti. Vediamo anche nella grafica successiva il prossimo turno, come dicevamo, Campus Italia che fa visita al Secchia Rubiera. Tommy, che Campus Italia hai visto evolversi e hai vissuto in prima persona in questa stagione che ormai sta volgendo al termine, perché siamo giunti alle ultime 5 partite di campionato? Sì, questa esperienza del Campus sta finendo dopo due bellissimi anni. Ho visto un Campus crescere davvero in maniera incredibile, perché a pensare che l'anno scorso abbiamo fatto un girone di Serie A2, girone centro, che ovviamente il livello è molto più basso della Serie Gold, e siamo arrivati sesti, non in una posizione ottima per quello che secondo me eravamo, però questo fa capire quanto siamo cresciuti quest'anno. Già avendo fatto 5 punti per me è già molto, comunque, perché inizio campionato nessuno avrebbe detto che avremmo raccolto questa vittoria e questi pareggi, quindi è stato davvero un Campus che si è evoluto eccellentemente. Secondo te, da un punto di vista, anzi non secondo te, per come l'hai vissuta tu, da un punto di vista invece umano, come si chiuderanno questi due anni qui a Chieti? Si chiuderanno sicuramente con lacrime negli occhi, perché è stata un'esperienza fantastica, comunque, con degli amici, dei ragazzi, dei compagni di squadra che sono diventati la nostra famiglia, quindi stessa cosa anche con gli allenatori, ormai abbiamo un rapporto bellissimo, perché ovviamente vivendo anche con loro tutti i giorni della nostra settimana si è creato questo rapporto che in futuro comunque non andrà via e rimarrà per sempre. Ovviamente state già pensando al domani, è un domani che pian piano praticamente per tutti voi sta prendendo forma. C'è già stata l'ufficialità di uno di voi, Cristian Manojlovic, che passerà alla Raimond Sassari. Ecco, che settimane sono queste? Perché sono settimane che tutti state vivendo a cavallo tra quello che deve accadere, quindi con il Campus, e quello che accadrà poi nella prossima stagione, in cui ognuno di voi lascerà Chieti e sta cercando la propria strada, naturalmente, sia sportiva che umana. Sì, sono settimane di decisione per tutti. E come già hai detto di Cristian, che lui si sposterà al Sassari l'anno prossimo, e man mano arriveranno anche le notizie di tutti gli altri giocatori, perché comunque ognuno poi sceglierà la propria strada alla fine di questo Campus. E sono settimane abbastanza piene di impegni, perché comunque ora giochiamo sabato contro Rubiera fuori casa, mercoledì turno infrasettimanale, poi rimangono altre 3 partite in campionato, e poi appunto ci sarà la pausa nazionale a fine aprile, inizio maggio, e quindi almeno fino a metà maggio la stagione non può essere chiusa. Queste sono le immagini che riguardano sia te che Cristian Manojlovic nell'ultima partita giocata a Pescara dalla Nazionale. Intanto, mentre voi state decidendo cosa fare nel corso del prossimo anno, della prossima stagione, delle prossime stagioni, per molti ragazzi è tempo di selezione, più piccoli di voi. Arriveranno a Chieti adesso circa una quarantina di atleti da tutta Italia, del biennio inferiore rispetto al vostro, che sognano di entrare al Campus Italia. Se tu potessi dire una frase
un consiglio ad uno di questi ragazzi che sogna di arrivare a Chieti, che cosa diresti? Come affrontare un'esperienza che obiettivamente ti cambia la vita? Sì, è studente l'esperienza che cambia la vita. Una cosa che consiglierei è la massima tranquillità, soprattutto in queste selezioni che avverranno qui a Chieti, perché è anche quella che ti fa fare un buon gioco e ti fa fare bella figura comunque davanti agli allenatori. Giocare al Campus Italia vuol dire avere ovviamente inevitabilmente tanti riflettori puntati addosso, ma vuol dire anche ritrovarsi sulla novità lanciata dalla federazione in collaborazione con la casa editrice Akinda proprio in questi giorni. Si tratta dell'album delle figurine, lo state vedendo in questa grafica, album che in particolare a Chieti, nella città del Centro Tecnico Federale, è acquistabile proprio all'interno della Casa della Pallamano, quindi al Centro Tecnico Federale. Io non ho ancora trovato la figurina di Tommaso De Angelis, però continuerò ad aprire pacchetti, insomma, e vado alla ricerca. Ecco, no, una bella novità. Ti posso dire, io ho aperto qualche figurina, ho trovato qualcuno dei tuoi compagni, è una bella cosa comunque averlo per le mani. Poi tu sei giovane, non so se hai mai fatto una collezione di album delle figurine. Sì, hai trovato il giovane sbagliato forse, perché io e mio fratello Alessandro abbiamo sempre fatto gli album delle figurine con mio padre, sì. Però delle figurine Panini, dei calciatori ovviamente, certo. Perché la palla a mano non c'era prima e abbiamo collezionato un po' di album, un bel po'. Quindi la tua figurina adesso la devi trovare in... Per forza. Assolutamente. Molto bene, quindi vi ricordo che l'album è acquistabile per chi vive a Chieti e in Abruzzo all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti, oppure sullo shop di Akinda. Possiamo rivedere ancora, se la regia ci aiuta, perfetto, grazie, il link, quindi fgh.akinda.com. Adesso andiamo in pausa, nella seconda parte parliamo di pallamano abruzzese. Seconda parte che comincia con il campionato di Serie A1 femminile, che come la Serie A Gold arriva da una lunga pausa che ha visto protagonista invece la nazionale, che tra l'altro giocherà proprio qui a Chieti il suo prossimo impegno ufficiale il prossimo 8 aprile, nel sabato che precede la Pasqua. L'Italia affronterà la Slovenia nell'andata delle qualificazioni ai campionati mondiali del 2023, si tratta della seconda e ultima fase di qualificazione, gara alle ore 18 del prossimo 8 aprile. Vediamo però in grafica invece la classifica della Serie A1 femminile, che lato abruzzese coinvolge la Starmed TMS Teramo, che dopo appena prima della pausa è rientrata prepotentemente nella lotta per centrare i playout ed evitare la retrocessione diretta. Adesso è a un punto soltanto di distanza dal mezzo corona, meno due dalla Libest Espresso Mestrino, come vedete in ultima posizione. Vediamo anche il prossimo turno con Teramo che giocherà nella giornata di domenica in casa, affronterà il Cassano Magnago, gara in programma alle ore 16. Rimaniamo in tema di pallamano abruzzese anche parlando di Serie A2, sfida molto molto importante per la Lions Teramo, che cerca punti salvezza sul campo del Parma. Vediamo il servizio e ascoltiamo soprattutto le parole del tecnico Settimio Massotti. È uno scontro per noi molto importante, sappiamo che a questo punto del campionato, visto anche la nostra situazione in classifica, ogni partita è determinante, è decisiva, è un campo sicuramente difficile ma anche alla nostra portata. Abbiamo davanti un calendario abbastanza duro, ma i ragazzi dimostrano che stanno bene, perché anche con il Camerano hanno fatto un'ottima partita. L'unico rimpianto che possiamo avere è che sono tutti ragazzi molto giovani e che non hanno questa costanza nel campo, dunque non abbiamo mai la certezza di avere una squadra determinata e concentrata. Speriamo che a questo punto del campionato, dove ogni partita è decisiva, che i ragazzi prendano questa concentrazione. Queste le parole di Settimio Massotti, il tecnico della Lions Teramo. Vediamo la classifica per appunto fissare anche da un punto di vista numerico quello che diceva Massotti. Lions Teramo e Pressiter Pescara sono sul fondo della graduatoria, Teramo che però è più vicina alla zona salvezza, al Monteprandone che è appena sopra con
un solo punto di vantaggio. Monteprandone che affronterà proprio la Pressiter Pescara nel prossimo turno. Siccome di De Angelis non ce n'è uno soltanto, ma ce ne sono un altro paio che giocano in Serie A2, tuo fratello Alessandro, che però gioca in un altro girone al Molteno, e tuo cugino Matteo invece, che è impegnato col Monteprandone. Allora sei diviso tra tuo cugino che gioca col Monteprandone, che lotta per salvarsi e che in questo momento è quasi salvo, e invece il Teramo, che è la tua città e immagino avrai tanti amici a Teramo. Sì, sto seguendo un po' il campionato di A2 e soprattutto questa lotta per la salvezza tra Teramo e Monteprandone, appunto, non tifo per nessuno, perché poi tifando Teramo Matteo, mio cugino, potrebbe offendersi, al contrario stessa cosa i ragazzi della mia città, quindi guardo e non giudico nulla. Però io che osservo mentre racconto in telecronaca le partite della nazionale, sono sicuro che tutti loro fanno il tifo per te, perché sono sempre sugli spalti, li ho visti in particolare contro la Francia quando hai fatto gol, sono saltati tutti in piedi, quindi sì, assolutamente. Il tifo per te lo fanno questo tutti. Sì, certo. Vediamo anche in grafica il prossimo turno di Serie A2 maschile, con appunto la sfida salvezza tra il Monteprandone e la Pressiter Pescara, ultima spiaggia per i pescaresi per provare a rientrare nella lotta salvezza. Monteprandone invece potrebbe allungare, soprattutto nel caso in cui Teramo non dovesse riuscire a fare punti sul campo della Cold Point Parma. Come sta andando invece tuo fratello nel girone A? Alessandro, si sono ripresi un po' rispetto all'inizio campionato, perché soprattutto nelle prime partite hanno avuto diversi infortuni, hanno avuto in corso d'opera l'innesto dello straniero, un terzino sinistro, e quindi ora sono in gran forma secondo me, e si giocheranno al meglio il terzo posto insieme ad altre 2-3 squadre, Torri ed MT, che secondo me sono loro tre appunto che si giocheranno una posizione per poi disputare i playoff. Peraltro Abruzzo, che sarà poi il teatro anche con Chieti e con Pescara delle finals promozione dalla Serie A bronze, dall'attuale Serie A2 alla Serie A silver e alla Serie A gold del prossimo anno, nell'ambito della riforma dei campionati introdotta dalla federazione proprio a partire dalla prossima stagione. Si lotta per salire in A2 anche in Serie B nel girone Abruzzo Marche. Vediamo rapidamente anche in questo caso la classifica, una classifica che vede Cingoli al comando della graduatoria, Camerano a 21, Cussa Ancona e Chieti Appaiate a 17, poi Handball Club Pescara, Chiaravalle, Città Sant'Angelo e Falconara in giallo, le squadre che possono ambire alla partecipazione ai playoff. Questo perché Cingoli, Camerano e Chiaravalle in modo particolare non possono disputare la fase per la promozione, visto che si tratta di squadre, di seconde squadre, con invece prime formazioni che già partecipano nella categoria superiore, e in modo particolare sia Cingoli, Camerano e Chiaravalle sono tutte impegnate nel campionato di Serie A2, proprio tutte all'interno del girone B. Vediamo anche il prossimo turno, nella prossima scheda, Chieti, Falconara, Città Sant'Angelo, Chiaravalle, Camerano, Handball Club Pescara, sfida molto importante questa per rientrare appunto per i pescaresi nella lotta promozione, e Cingoli, Cussa Ancona, che completa il quadro nella giornata di domenica. Noi siamo in chiusura dunque, io ringrazio Tommaso De Angelis. Grazie a te. E noi con la casa della pallamano ci ritroviamo la prossima settimana. Buona pallamano a tutti, alla prossima.